Il colpo di fulmine capita poche volte nella vita. Una sola. E se scegli di tirare dritto, ti domanderai sempre: e se quel giorno mi fossi fermata? Non prenda quelli sul fondo, per cortesia. È la sua prima rapina? Sì. Ha una buona scioltezza. Grazie e buona giornata. Anche a lei. L'ha ingolfata. Scenda dalla macchina. Amico mio, è per colpa di quelli come te se non tengo i soldi in banca. È incredibile quello che si ottiene chiedendo le cose con le dovute maniere. Due uomini vicino alla rete! Calma, noi siamo i buoni. Sì, ma cosa? Sei una bella donna, che ci fai con un fucilone in mano? Sono un agente federale, voi siete in arresto. Vai, io sono pronto. Ehi, stai comoda. Senti, almeno non fare lo spiritoso. Adesso fa la brava, eh? Apro il cofano. Vuoi andare a prendere l'aperitivo con una che ha cercato di ammazzarti? È stata insolita come esperienza. Wow, ma sei una belva. Voglio fare l'ultimo colpo e poi mi ritiro su un'isola, è questa l'idea? Io sono per la montagna, ma se ti piace l'isola, vada per l'isola. Non sono il tipo che lavora dalle 9 alle 5. E chi lo è? Buon compleanno. Papà, è bellissima. Tante grazie. Aspetti, signora, le do una mano io. Senta, io non le ho chiesto aiuto, perciò non si aspetti la mancia. Ah, signora, non si preoccupi. Mi prendo la macchina. Diciamo che la mia attività abbraccia diversi settori. Ora mi interesso di furti con scasso e violazioni di domicilio. Salutava te? Non ci giurerei, ma sono quasi sicura di sì. E l'hai risalutato? Cavolo, stanno sparando a Mitch! Seduto, Dick, bucano la cassaforte, non la tua cameriera. Hai mai messo uno di questi? Io non scio. Sono un agente federale, so cavarmela da sola. Hai voluto la rissa? Tieniti i lividi. Ops. Jack, maledizione, posa lentamente a terra quella pistola. Sono sicuro che non lo farai. Perché no? Perché ti diverte troppo questa cosa.